È stato detto tutto il contrario di tutto relativamente alla legge 5 del 26 maggio 2020, che dava la possibilità anche ai consiglieri di cui fosse stata annullata l'elezione di accedere alla contribuzione volontaria, una norma che non aveva mancato di suscitare aspre polemiche da più fronti e attacchi al Consiglio regionale, accusato di aver reintrodotto forme di privilegio. Ed ecco che arriva l'epilogo di questa tormentata vicenda, ovvero l'approvazione all'unanimità dell'abrogazione di suddetta norma sui vitalizi. Il voto è giunto al termine di un dibattito rigorosamente a porte chiuse, nel corso del quale sia gli esponenti della maggioranza che quelli dell'opposizione hanno parlato di leggerezza e scarsa qualità della comunicazione, al punto da definire sciacalli coloro i quali, a detta del presidente del Consiglio regionale Tallini, hanno provato ad occultare una verità chiara. Con questo atto che compiamo oggi, prosegue Tallini, non cancelliamo nessun peccato originale di cui vergognarci, ma prendiamo semplicemente atto con umiltà e senso del dovere dell'enorme responsabilità che abbiamo come assemblea legislativa rappresentativa della sovranità popolare. La revoca della legge 5/2020 è un atto doveroso e, nello stesso tempo, un atto di responsabile umiltà da parte del Consiglio regionale della Calabria, capace di riconoscere errori di valutazione, errori di analisi, errori di opportunità politica. Con questo atto che compiamo oggi non cancelliamo nessun peccato originale di cui vergognarci, ma prendiamo semplicemente atto con umiltà e senso del dovere dell'enorme responsabilità che abbiamo come assemblea legislativa rappresentativa della sovranità popolare. Una responsabilità così gravosa non ci consente di sbagliare, nemmeno in buona fede. E proprio per ogni esperienza, per questa esperienza, anche negativa, diventa una lezione utile e preziosa, mi sento di raccomandare a tutti i consiglieri regionali di limitare in futuro, quanto più possibile, lo diciamo a tutti, ed io ne sono anche, custode di questo messaggio, il ricorso all'articolo 42 del regolamento, riservandolo solo ai casi che impongono scadenze rigorose o che presentano profili di urgenza. L'istruttoria in sede di commissioni consiliari dovrà essere sempre e comunque la nostra stella polare e meno di fattispecie straordinarie che impongono deliberazioni d'urgenza prima di passare all'illustrazione dell'atto di revoca della legge 5/2020, consentitemi di esprimere tutta la mia indignazione per l'ingiusto attacco concentrico rivolto in questi giorni al Consiglio regionale e ai suoi componenti, un attacco basato su fake news, su falsità, su bugie inaccettabili dei vecchi forzature e fantasiose ricostruzioni. La più colossale fake news è il ripristino dei vecchi vitalizi che il Consiglio regionale avrebbe operato con la legge 5/2020 che stiamo per abrogare. I vecchi vitalizi sono stati aboliti sin dal 2011, mentre la legge 13 del 2019 ha consentito di rideterminare su base contributiva ben 189 assegni vigenti con un risparmio per l'ente di 1.249.000 euro l'anno. Sono questi i dati inoppugnabili che nessuno potrà mai mistificare. La legge che stiamo per abrogare non incide sull'impianto della normativa esistente, se non per aspetti marginali, anche se dobbiamo avere l'onestà intellettuale di riconoscere i profili di inopportunità politica e di non aderenze alle intese della Conferenza Stato-Regione. In molti, nel corso degli interventi, hanno stigmatizzato i ritardi nella costituzione delle commissioni consiliari permanenti, motivo per il quale, sottolinea il capogruppo del PD Mimmo Bevacqua, l'Assemblea non ha modo di approfondire le leggi. Lo stesso Bevacqua chiede scusa a Francesco Pitaro e Pippo Calipo, i quali hanno firmato il documento dopo essere entrati a conoscenza della sua stessa firma. Un errore dettato dalla superficialità e mosso dall'ingenuità. Anche il capogruppo della Lega, Tilde
Minasi fa un mea culpa e dice mai più spazio a situazioni borderline dalle quali si possa desumere che privilegi e personalismi siano la nostra priorità. Graziano Di Natale si dice profondamente imbarazzato, ma al tempo stesso una presa di coscienza andava fatta, dice. Francesco Pitaro parla di una brutta pagina scritta dall'intero Consiglio regionale, mentre Pietro Molinaro ambisce a una maggiore chiarezza e soprattutto maggiore consapevolezza rispetto a quanto accaduto. Giuseppe Aieta, dal canto suo, ha avanzato una controproposta, ossia quella di ridurre le spese dei gruppi.